Buongiorno, mi trovo in questo momento a Dubai, quindi non posso essere presente alla conferenza stampa. Ad ogni modo, questo è stato un anno molto difficile e abbiamo fatto molto. Un bilancio approvato per tempo, tra le prime città in Italia a farlo, un rendiconto che ha restituito oltre 70 milioni proprio per quei territori che erano stati lasciati indietro e soprattutto per il sociale. Queste sono le iniziative che stiamo portando avanti, soprattutto a tutela dei cittadini. Ecco anche la nuova delega che mi è stata data in merito all'attrazione degli investimenti riveste un ruolo fondamentale, proprio perché all'interno di questi territori, come per esempio qui proprio a Dubai, l'interesse per la nostra capitale è cresciuto tantissimo. C'è molto da imparare, anche perché le infrastrutture che loro realizzano in poco tempo potrebbero diventare un esempio da seguire anche nella nostra città. Gli incontri che ho avuto anche con la famiglia reale mi hanno consentito di vedere che c'è un forte interesse, soprattutto nei confronti di questa amministrazione. C'è l'interesse a creare nuove relazioni, nuovi rapporti, ma soprattutto incentivare tutta l'attività che bisogna portare avanti all'interno della nostra grande capitale. Ecco, tra il patrimonio, uno degli elementi sui quali cominciare a lavorare, soprattutto per restituire le case a tutti quegli italiani e quei cittadini romani che attendono da tanto tempo. Ma poi c'è anche molto altro da fare, e su questo mi auguro che questa possibilità che mi è stata offerta dalla sindaca, che ringrazio molto, sia l'inizio di un nuovo percorso. Ecco, quindi un augurio a tutti, soprattutto alla nostra sindaca, che sta lavorando benissimo per la nostra città.